tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il comune di Fano perde un ricorso in corte d'appello ed è costretto a pagare 850.000 euro ad una ditta di costruzione. Tracce di idrocarburi nel sottosuolo, bloccati i lavori di bonifica nell'area dell'ex distributore Agi. È una donna il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Pesaro. Il carnevale di Fano potrebbe diventare a pagamento. La decisione verrà presa mercoledì in carnevalesca. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Dunque, avete sentito, il Comune di Fano ha perso un ricorso in corte d'appello ed ora è costretto a pagare una ditta di costruzioni, la ditta Serafini, 850.000 euro. Di questo evento che si ripete per... Il prossimo consiglio comunale sarà un consiglio in cui il bilancio avrà la parte principale. Le variazioni a bilancio riguardano oltre 2 milioni di euro, ma di questi ben 850.000 dovranno essere stralciati per il lodo Serafini, in quanto la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di sospensiva del Comune di Fano e quindi, in attesa delle calende greche della Cassazione, nei conti della ditta Serafini dovranno essere versati dal Comune 850.000 euro. A tanto ammonta la richiesta di danni per il contenzioso che la ditta costruttrice ha intrapreso col Comune, dopo che nell'area in cui era stata autorizzata all'inizio del 2000 ad edificare era saltato fuori un vincolo dell'ANAS che bloccò così i lavori. Di qui il contenzioso ed ora tocca metter mano al portafogli. La prossima settimana il Consiglio Comunale affronterà diverse, diciamo, problematiche. Proveremo il bilancio consolidato, che quest'anno l'ente è il primo anno che presenta questo bilancio consolidato, che è formato dal raggruppamento delle aziende della pubblica amministrazione col bilancio del Comune di Fano. Particolarmente sono le due società ASE SPA, ASE Holding, che viene raggruppato in un unico bilancio del Comune di Fano ed è un adempimento obbligatorio che scade il 30 di settembre. Poi un'altra delibera che è abbastanza importante è una variazione di bilancio. Un'altra variazione importante è il trasferimento che verrà da parte del Ministero di 1.600.000 euro per la realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco. Poi ci sarà anche una delibera del Consiglio Comunale per quanto riguarda asset entrate, diciamo, l'affidamento, una gara, un bando per andare a individuare per un periodo determinato un nuovo gestore dei tributi. Tracce di idrocarburi nel sottosuolo, per questo motivo sono stati bloccati i lavori di bonifica nell'area dove un tempo sorgeva il distributore dell'AGI. È l'inquinamento ambientale la causa dello stop del cantiere in Viale Gramsci a Fano, dove si sta bonificando l'area di un ex distributore di benzina. Il cantiere però è fermo da diverse settimane, motivo per il quale cittadini e forze politiche si stanno domandando il motivo. Dato che il tutto, bonifica e chiusura dell'area, doveva essere concluso entro l'inizio delle scuole. Nel sito di uno dei tre vasconi presenti nell'area, due dei quali già coperti per dovere di cronaca, l'ARPAM, incaricata di esaminare i campioni di terreno circostanti, ha rilevato tracce di contaminazione da idrocarburi nel terreno sottostante. Questo ha causato lo stop dei lavori, che si sono fermati proprio davanti allo scavo più a sud del sito, quello vicino a via Cavour, il cratere a cielo aperto e ben visibile anche dalla strada. Tutto fermo anche perché sulla scorta dei valori rilevati, ora i tecnici dell'ARPAM e dell'Ufficio Ambiente del Comune di Fano devono decidere che tipologia di intervento effettuare e come farlo. Bisogna anche valutare l'estensione e la profondità della contaminazione da idrocarburi che è stata rilevata ed in base a questo fare una programmazione dei lavori.
Si prospettano tempi lunghi quindi per mettere a disposizione l'area. Non è per adesso che vedremo né parcheggi, né fontane, men che meno giardinetti. Ora la ditta Sindial, responsabile dell'intervento, è a braccia concerte ed aspetta il cosa, il come ed il quando prima di rimettere in moto le ruspe, oltre al fatto che poi ASET dovrà anche ripristinare la condotta idrica di sua competenza. Sarà una donna a comandare la Compagnia Carabinieri di Pesaro. Noi oggi siamo andati ad incontrarla. Da martedì scorso il maggiore Patrizia Gentili è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Pesaro. 35 anni, formatasi all'Accademia Militare di Modena, Gentili precedentemente aveva prestato servizio con lo stesso incarico presso la Compagnia di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, e prima ancora comandava la Compagnia Lievi di Roma. Patrizia Gentili, prima donna ad assumere il comando della Compagnia di Pesaro, succede al maggiore De Gori, che a Bologna ha assunto il comando del nucleo Carabinieri di tutela patrimonio culturale. È una grande soddisfazione, un incarico molto bello in un contesto molto piacevole, una città bellissima, e adesso ovviamente mi impegnerò per integrarmi subito nel territorio, conoscere la popolazione, le istituzioni e le problematiche di ordine pubblico e pubblica sicurezza che sicuramente ci sono come in tutte le realtà, quindi ovviamente con l'aiuto dei vari soggetti istituzionali chiamati ad operare per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica ci sarà questa attenzione, sicuramente c'è questa mia ottima volontà e predisposizione d'animo, molto felice per assumere pienamente questo nuovo incarico, il comando della compagnia, e conoscere sempre meglio la popolazione e la città di Pesaro. Il maggiore Gentili è stata anche la prima donna a comandare la compagnia Interforze di Carabinieri, Finanza, Esercito, Marina Militare ed Aeronautica, che a Natale e a Pasqua rende gli onori con la Guardia Svizzera in San Pietro al Sommo Pontefice. E naturalmente buon lavoro. Allora andiamo avanti, e l'iniziativa che c'è stata ieri a Fano, vieni in centro in bicicletta e ti meriti un caffè, è stata un'iniziativa di grande successo. 1419 persone che hanno usato la bicicletta ieri mattina e l'abbiamo rilevata per 2 ore, è un grande risultato, a dimostrazione del fatto che anche al di là delle infrastrutture, che in alcuni casi vanno migliorate, sicuramente va ripreso un percorso per aumentare la sicurezza, però i fanesi si muovono in bicicletta, si muovono da sempre in bicicletta, nonostante in alcuni casi, soprattutto negli ultimi anni, non abbiamo dedicato soldi a queste attività. In arrivo anche nuove risorse per l'ufficio mobilità grazie alle variazioni di bilancio, risorse che serviranno per l'ordinario. Oltre alle strade, anche il verde pubblico ne gioverà. Sì, una somma importante che il Comune di Fano ha deciso di destinare alla manutenzione delle strade, alla gestione del verde pubblico e alla manutenzione degli edifici. Ovvero soprattutto per le strade, dove abbiamo dedicato di questi 300.000 euro, 190.000 euro, e ovviamente perché continuiamo ad avere cura della viabilità interna. Dopo il grande piano dell'asfaltatura che abbiamo messo in campo l'anno scorso, continuiamo comunque a occuparci di strade, prevenendo le rotture, quindi facendo manutenzione, e per questo destiniamo una somma importante, senza trascurare comunque anche i soldi che mettiamo nel verde pubblico, che ci permetteranno anche di fare delle potature delle piante, aumentare la qualità del verde, e quindi sicuramente questa è una notizia importante, quindi non tagliamo spese da altre parti, quindi questa è una notizia importante. Sul fronte della mobilità sostenibile sono in arrivo fondi europei che serviranno per realizzare altre piste ciclabili che collegheranno, siamo sempre a Fano, il centro storico alla zona del Lido e poi alla zona del Foro Boario. Allora, ciclabili, c'è un piano che il Comune sta mettendo in atto con dei fondi che provengono a livello nazionale, una prima insomma, programmazione già la state mettendo in atto? Sì, è una programmazione sul 2018, i fondi in realtà sono europei gestiti dalla Regione, una piccola precisazione,
e rientrano nel progetto ITI, quindi nel progetto integrato di riqualificazione del centro storico, in particolare del Sant'Arcangelo, al quale però, essendo un progetto integrato, è legato tutto il discorso dell'accessibilità al centro storico. Ed essendo il progetto fatto insieme a Pesaro, l'ITI è pesarofano, sicuramente un tema è quello del collegamento dalla zona Lido, tanto per capirci da dove arriva la ciclabile pesarofano, fino ad arrivare al centro, e invece nella parte sud dal Foro Boario per arrivare in centro, quindi da un parcheggio scambiatore per accedere in centro con la bicicletta o a piedi, insomma. Questi sono i primi due lavori che metterete in campo, però il piano delle ciclabili di Fano è molto ampio. Molto, molto, molto. È già un bel risultato aver approvato un piano che segna strategicamente qual è la rete cittadina che andremo a sviluppare nei prossimi anni, 10 anni, non so quanto ci vorrà. È molto articolata, molto precisa. I criteri che ci siamo dati sono principalmente quello di, prima di tutto, ricucire i tratti esistenti e di mettere in sicurezza soprattutto delle intersezioni che sono piuttosto critiche. Ne siamo ben consapevoli e stiamo lavorando su questo. E poi naturalmente di sviluppare nuovi itinerari in base alle risorse che riusciremo a intercettare. Non da ultimi la Fano Senigallia, che con la quale accederemo a un altro finanziamento europeo. Ed ora parliamo del Carnevale di Fano, la manifestazione sicuramente più importante della città. Perché? Perché in questi giorni l'ente carnevalesca sta mettendo a punto una serie di novità, tra le quali, ma di questo se ne parlerà mercoledì prossimo, l'introduzione del biglietto d'ingresso per assistere alle sfilate. Presidente, allora affrontiamo la parte autunnale e invernale con un carico anche di incombenze che sono sicuramente al vostro vaglio, all'ordine del giorno, diciamo così. Stiamo ripartendo con tutte le cose che un po' avevamo lasciato sospeso per un piccolo periodo di vacanza. E nel giro di pochi giorni faremo un bilancio di previsione che andremo ad approvare in un prossimo CDA non lontano, quindi una questione di 15 giorni, non di più, e quindi daremo il via, se sarà possibile a livello economico, all'organizzazione del nuovo carnevale. Il vostro auspicio è regalare sempre un carnevale al top delle possibilità. Questione del caro di Rossini, cari nuovi, cari vecchi, quali sono le idee che vi stanno, insomma, girando per la mente in questo periodo? Allora, per quanto riguarda il caro di Rossini, ovviamente, come sappiamo, è un discorso a sé, nel senso che se verrà commissionato è una commissione da parte di Pesaro, finanziata da Pesaro, e quindi quello è una cosa che non va a incidere sulle economie normali del carnevale. E per quanto riguarda il resto, appunto, ci siamo dati una decina di giorni per poi fare appunto questo bilancio di previsione e decidere se come organizzare il carnevale anche a livello di costruzione di nuovi carri. Sicuramente, come abbiamo sempre detto, i nostri maestri carristi e le nostre maestranze sono al primo posto dei nostri pensieri, come giusto che sia, e ovviamente con le possibilità economiche che ci saranno. Quindi ecco, questo lo voglio sottolineare: se riuscissimo a fare tutto il fattibile, saremo felici, però lo dovremo verificare con l'economia, logicamente. Sabato alle 20:30 in piazza a Calcinelli si terrà un evento di beneficenza, una serata di moda e spettacolo con ingresso ad offerte, il cui ricavato servirà per acquistare un mezzo per i malati di sclerosi multipla nei loro spostamenti per visite mediche e fisioterapiche. Ospiti della serata saranno Ivan Cottini, Francesco Stella e Patrizia Rossetti, che sarà appunto madrina dell'evento. Dopo di noi, tra poco, box, i personaggi di Fano, poi In Cucina con lo Chef, e poi vi mostreremo uno speciale che abbiamo realizzato in occasione della presentazione di un francobollo, il francobollo di San Gervasio a Mondolfo.
Grazie per essere stati con noi. Appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7:30 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.